Buongiorno a tutti, come promesso ieri sera siamo di nuovo a comunicare quelle che sono le novità del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, novità che troverete sul nostro sito www.tadino.it, ma siccome noto che c'è un fiorire di nuovi costituzionalisti, coloro che interpretano le leggi, coloro che cercano il pelo nell'uovo. Allora, tanto per essere chiari, cari concittadini, dovete stare a casa. I movimenti in auto, in bici, a piedi, col sommaro, il triciclo, il biciclo, il monopattino, non so bene quale altro mezzo, sono consentiti solo ed esclusivamente per i tre motivi che sono sempre gli stessi: lavoro, salute, bisogni indifferibili, perché non stiamo in vacanza, siamo in guerra, l'avete capito o non l'avete capito? Cioè non ci dobbiamo sentire in vacanza, quindi dobbiamo limitare tutti gli spostamenti, comprese le passeggiate, compresi le visite al cimitero, compreso tutto, dovete stare a casa. Non so se come spiegarlo, non so più come dirvelo. Da oggi ho chiesto alla forza pubblica di inasprire i controlli, anche per andare, ripeto, a piedi, col somare, il cavallo, il cane, ci vuole l'autocertificazione dietro per ogni spostamento, e chi non si sposta per questi motivi verrà sanzionato. Avete capito? Spero di sì. Ultima cosa, questa è una cosa positiva, visto che dobbiamo stare a casa, io vi do un suggerimento e vi do una possibilità per passare del tempo. Abbiamo deciso, ho deciso, di inaugurare un contest fotografico, quindi vi invito, cari concittadini, tutti voi, di farci vedere, far vedere al sindaco e ai vostri concittadini cosa fate durante il giorno in questo periodo, e quindi scattate delle foto mentre state a casa, fateci vedere cosa fate con l'hashtag io resto a casa, e poi taggate il comune di Gualdo Tadino sui nostri profili Instagram e Facebook. Ogni mattina pubblicheremo da domani tutte queste foto, e alla fine di questa emergenza, se sarete bravi che starete a casa, passerà molto presto, premieremo la foto più bella. Mi raccomando, date ascolto non al sindaco, alla vostra coscienza, perché se state a casa l'emergenza finisce prima e avremo meno malati in Italia, in Umbria e, perché no, anche a Gualdo Tadino. Ancora non abbiamo nessun caso, ma se continuate a comportarvi in maniera responsabile arriveranno. State a casa.